Salto molto alto, tieni premuto il tasto R1 e premi il tasto X. Salto molto alto, tieni premuto il tasto R1 e premi il tasto X. Salto molto lungo, corri e premi insieme i tasti R1 e X. Planata su varchi, premi il tasto X per saltare, poi tieni premuto il tasto X quando sei a mezz'aria. Clank ha anche un'opzione turbo zaino che ha le stesse mosse dell'elizaino, ma usa i razzi come propulsori. Puoi selezionarlo nel menu Gadget. Peekaboo!
Salve, poveri cari. So che i miei dipendenti purtroppo non sono stati in grado di occuparsi di voi. Così ho pensato di gestire la situazione di persona. Se vuoi qualcuno morto, devi farlo da solo. Il mio swing shot e i grind scarponi. Missioni su questo pianeta tutte completate. Cerca di andare su un altro pianeta per progredire. Individuato bersaglio Swinshot. Individuato bersaglio Swinshot. Premi e tieni premuto il tasto cerchio per sparare e il tasto L1 per mirare. Individuato bersaglio Swinshot. Premi e tieni premuto il tasto cerchio per sparare e il tasto L1 per mirare. Individuato bersaglio Swinshot. Individuato bersaglio Swinshot. Premi e tieni premuto il tasto cerchio per sparare e il tasto L1 per mirare.
Individuato bersaglio Swingshot. Individuato bersaglio Swingshot. Accesso accordato.
Accesso accordato. Per disattivare il sabotatore, distruggi 6 transponder. Accedi ai trasmettitori con il leva bulloni. Premi il tasto quadrato per far presa con la chiave, poi gira intorno alla piattaforma. Colpisci le barre per distruggere le torri. Per visualizzare la mappa, premi il tasto Select o il tasto R3. Thank you.
Inserisci le barre per distruggere le torri.
Bel lavoro, ragazzo mio! Ti stai rivelando molto prezioso in questa operazione. Comunque, sembra che il ladro ora sia sotto la protezione dei Tax for Less. Ma potrei aver trovato un modo per farti infiltrare nelle loro operazioni. Ma è pericoloso? No, niente affatto. Beh, a dire il vero, sì, direi proprio di sì. Bene. Coraggio, dai un'occhiata qui. Il vento nei capelli, il sole sulla pelle, i moscerini sempre tra i denti. Noi siamo i Cavalieri del Deserto. Prima di diventare un Cavaliere del Deserto, io ero meno di niente. Avevo poca autostima, l'alito cattivo e una passione per la biancheria intima femminile. Ma so che questi ragazzi mi capiscono, ne sono certo. Sì, sono qui per la vendita di biscotti. Oh, già, ho anche fatto i guanti per tutti i ragazzi. Se ti senti pronto e vuoi tentare, con la tessera di membro temporaneo puoi partecipare alla più dura gara di overbike della galassia. Se vinci, puoi diventare uno di noi. Cavalieri del Deserto, il divertimento preferito di Tag for Less. I Cavalieri del Deserto usano moto Megacorp, quindi ho solo sfruttato qualche contatto. Chiamami quando avrai altre notizie, d'accordo? Qui Fizzwidget, chiudo!